anche per le lesioni riportate in seguito ad un'aggressione avvenuta al fine di uno scippo, nel tragitto abitazione-lavoro scatta l'indennizzo, si considera infortunio in itinere. A causa dello scippo erano conseguite delle lesioni. La decisione si imperniava sulla circostanza che il fatto doloso di un terzo soggetto aveva interrotto il nesso di causalità tra la ripetitività del tragitto casa-lavoro e gli eventi negativi alla stessa connessi. Per la Cassazione, invece, è indennizzabile l'infortunio occorso al prestatore di lavoro in itinere, nell'ipotesi in cui derivi da eventi dannosi, anche atipici e imprevedibili, che siano indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato. Ciò atteso che il rischio concernente il tragitto percorso dal prestatore per arrivare al proprio posto di lavoro è protetto poiché è ricollegabile, seppur indirettamente, allo svolgimento dell'attività lavorativa con il limite del cosiddetto rischio elettivo.